Simoni, ma a questo punto deve guardarsi anche da Franny Schneider, sulla quale comunque ha un vantaggio notevolissimo. Un secondo e 5 centesimi. Quindi può amministrare, a mio avviso la Hertl potrebbe anche puntare a un piazzamento, ma a questo punto, viste le condizioni ambientali che cambiano continuamente, è rischioso anche pensare di poter amministrare questa gara. Vediamo per quale tattica opterà la tedesca, pensando per lei un settimo e nono posto a Santa Caterina, un 13° a Svelden, un 18° a Digne. No, non mi sembra che si sia risparmiata in questa prima parte la tedesca. Ecco l'intermedio, infatti il vantaggio è cresciuto di 0,5 secondo. Beh, a questo punto era veramente improbabile, a meno di clamorosi colpi di scena, che Franny Schneider potesse rimanere al comando, pur avendo disputato una grande seconda manche. La Schneider, vi ricordo, aveva quasi 3 secondi da Deborah Compagnoni e 1,2 secondi da Martina Hertl, che le ha inflitto altri 0,4 decimi all'intermedio. Quindi nel finale però forse la Schneider potrebbe recuperare qualcosina, anche se la Hertl ha sciato bene Martina Hertl qui nel finale. Dovrebbe farcela passare al comando. 32,78, 1,05, ha mantenuto praticità, non c'è da rischiare troppo, un vantaggio enorme nei confronti della Hertl, sono 7 decimi, quasi 8, forza Deborah! Deborah è partita forte, forse vuole già l'intermedio sentirsi al sicuro. Forza Deborah! Attenzione qui, no, nessun pericolo, sembrava invece tutto a posto, sta controllando bene la gara in questa prima parte, bene, molto sull'interno, dà sempre la sensazione Deborah veramente di essere lì, attenzione, sta veramente rischiando ora in questa parte. Vediamo all'intermedio, dovrebbe presentarsi con un discreto margine di vantaggio, incredibile, 2,26 di vantaggio, straordinaria Deborah Compagnoni, straordinaria, un intermedio favoloso per lei, attenzione Deborah, non rischiare più, si è piantata Deborah Compagnoni, forse ce la fa a recuperare lo stesso, un vantaggio enorme per lei, perché rischiare in questo punto della gara, ormai è nettamente in vantaggio, 2,3 secondi, forza Deborah, ce la fai lo stesso a passare al comando. Ultime porte per lei, si è disunita la nostra campionessa, forza Deborah, ultime porte, ce la fai lo stesso a vincere, 2,28, 29, 30, niente da fare, 3 secondi, grande Deborah, 3 secondi con uno sbaglio del genere, oggi avrebbe dato un distacco abissale, grandissima Deborah Compagnoni, seconda vittoria consecutiva, lo sci azzurro fa festa, oggi non c'è Alberto...